Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo 2 Minutes Ready. Oggi parliamo di un brano il cui videoclip è uscito 2 giorni fa, ossia Diablo di Lazza. Ci concentreremo particolarmente su quel flauto sintetizzato che parte dall'intro e accompagna tutta la strofa. Per prima cosa, ascoltiamo. Bene, per quanto riguarda il suono in generale del flauto è parecchio manipolato, è una cosa che si fa in post-produzione. Però noi partiamo come sempre dalle note e del suono andiamo a parlarne dopo. Per quanto riguarda le note sono Mi, Sol, Si, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Si, Re, Fa diesis e ancora. Ma ora parliamo del suono. Come ho detto prima si tratta del suono di un flauto, quindi andiamo ad aprire la nostra libreria di flauti. Ok, questo va abbastanza bene. In più gli metto un flauto legato che mi ricordo esserci da qualche parte, ossia questo, che sembra un po' sintetizzato e aggiunge quella pasta un po' elettronica che serve a noi. Aggiungiamo ad entrambi i suoni i nostri 200 kg di riverbero, abbassiamo entrambi i suoni e li alziamo uno alla volta. Sentite, il flauto legato, quando si suona per l'appunto legato, quindi tenendo le note prima giù, sembra quasi un synth. Alziamoli ancora entrambi un pochino. Per quanto riguarda il suono dell'intro, probabilmente è stato attuato attraverso un filtro passabanda che si muove. Il tutto grazie a un equalizzatore che lascia un insieme di frequenze libere e le altre le taglia, e il parametro si muove avanti e indietro sulla banda delle frequenze, creando quell'effetto che c'è nell'intro. Grazie mille per aver seguito questo video. Io vi ricordo come sempre di consigliarmi un nuovo brano nei commenti e di iscrivervi al mio Patreon se volete supportare il canale. A presto! Con la vista, sono Beethoven con l'udito, tra fra numero perfetto, pensa ce l'abbiamo triplo, Zala è un passo avanti a tutti sempre, ma tu non capisci cazzo parlo a fare così avanti fratto.